Questa iniziativa merita tanto grande sostegno, lo merita soprattutto perché il fenomeno di reshoring, che oltretutto vede il nostro paese primo in Europa per aver avviato l'attività di trasferimento, ovvero di rientro nel paese di origine dell'attività manifatturiera in precedenza delocalizzata, magari per ragioni dovute alla crisi economica, invece ha delle grandi potenzialità, perché credo che se ben gestita possa potenziare il Made in Italy, che è quel valore aggiunto che nessuno ci potrà mai togliere e che grazie anche alla qualità dei nostri prodotti marchigiani può vedere la Regione Marche tra le protagoniste. Nella progettualità della Regione Marche stiamo cercando di trovare all'interno del Por Marche delle risorse, purtroppo è già stata avviata, però assieme all'assessore Bravi stiamo cercando già di inserirla tra le varie modifiche che potremo proporre al comitato di sorveglianza. E abbiamo già ricevuto delle richieste da parte del settore tessile, però insomma anche nel resto d'Italia vedo che interessa molto proprio il manifatturiero, per cui noi saremo a disposizione per tutti quelli che insomma ne avranno bisogno.